Riflettiamo ancora per qualche puntata sulle beatitudini e oggi vorrei entrare un po' nello spirito delle beatitudini leggendovi quello che è uno scrittore statunitense, Jacques Kerouac, in un famoso libro, Un mondo battuto dal vento, edito in Italia dalla Mondadori, scriveva: dobbiamo dire che Jacques Kerouac è un po' colui che ha promosso la Beat Generation, no? La Beat Generation. Ma sentiamo quello che lui scrive in una pagina del suo diario. Dio, devo vedere il tuo volto questa mattina, il tuo volto attraverso i vetri polverosi della finestra, fra il vapore e il furore. Devo sentire la tua voce sopra il clangore della metropoli. Sono stanco, Dio. Beh, non ci sembrano proprio parole di chi vive la beatitudine, eppure qui c'è un altro grande bel significato. Guardate, Dio, devo vedere il tuo volto. Le beatitudini hanno in sé una parola, beati, che si ripete beati, 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 beati. Questa parola beati viene dal greco Makarios, che significa appunto felice, che significa beato, che significa fortunato. E allora le beatitudini sono il grido dell'uomo di oggi, dell'uomo di ieri e dell'uomo di domani, il grido dell'uomo verso Dio, che è chiamato, che è destinato ad essere felice. E le beatitudini sono qualcosa di concreto, ma in una maniera veramente inimmaginabile, perché quando Gesù ci ha detto che per essere felici dobbiamo vivere le beatitudini, lo ha detto sapendo e conoscendo non solo l'inquietudine di ogni uomo verso la felicità, l'inquietudine spirituale dell'uomo di ogni tempo a tendere alla pienezza della sua vita, ma lo ha detto anche conoscendo i problemi, le fragilità, conoscendo le difficoltà dell'uomo. Perché noi ci chiediamo come possiamo essere felici in un mondo di infelici, in un mondo che ci porta all'infelicità. Ed ecco questo grido verso Dio. Le beatitudini sono ogni giorno la possibilità di dire a Dio: aiutami ad essere felici, aiutami ad essere felice, chiedo scusa, perché tu mi puoi rendere felice, perché tu soltanto mi puoi dire e dare una vita completa. Dio, devo vedere il tuo volto questa mattina. È il grido che anche noi oggi vogliamo elevare al Signore. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti.